Io sono Luigi Viola e insieme ai miei figli Roberto, Alessandro e Claudio e a mia moglie Margherita produciamo il famoso Moscato di Saracena. Si tratta di un vino particolarissimo che si produce da secoli soltanto in questo paese con una vinificazione che è unica al mondo. Per produrre questo vino raccogliamo nel mese ai primi di settembre l'uva moscato, il moscatello di Saracene, che è un vitigno nostro autoctono, insieme ad un'altra uva che in dialetto chiamiamo Adduroca, per dire che è un'uva molto profumata che ha molti odori. Queste due uve noi le facciamo appassire, ecco, si vedono qui, appese, agganciamo ogni grappolo con un gancetto di ferro filato e appassiscono circa un mese. Quando ai primi di ottobre vendemmiamo due uve bianche, la Guarnaccia e la Malvasia. Queste uve bianche ci servono per produrre il mosto, che viene poi concentrato attraverso la bollitura, quindi abbiamo un mosto cotto. Una volta prodotto questo mosto cotto e messo nelle botti, ritorniamo all'uva appassita. I grappoli vengono presi, vengono diraspati manualmente, chicchi che non sono completamente appassiti vengono schiacciati a mano per evitare che si possano rompere i vinaccioli, e tutta quest'uva appassita viene versata poi nelle botti dove c'è il mosto cotto. Si attiva così la fermentazione, una fermentazione abbastanza lunga. Questo vino noi lo lasciamo per 6 mesi nelle botti. Quando ha ceduto i suoi straordinari profumi, sviniamo, facciamo poi un mese di affinamento in botte e poi imbottigliamo, e poi deve affinare in bottiglia circa un anno, e così poi viene messo in commercio questo vino, che particolarissimo per tanti motivi. Intanto, pur essendo un vino dolce, ha una spiccata acidità, per cui non è mai stucchevole. E un'altra cosa molto molto importante è che proprio il processo della bollitura preserva questo vino da possibili alterazioni. Saracena è un paesino della Calabria, in provincia di Cosenza, che si trova nel Parco Nazionale del Pollino. Siamo a 650 metri sul livello del mare e abbiamo un panorama bellissimo, perché in lontananza ad est vediamo il mare Ionio, e mentre a nord siamo riparati dai venti freddi, dalla catena del Pollino, un centro storico bellissimo e che ha delle origini anche arabe. Le case antiche ricordano questo stile arabo